casale che c'è, ci manca un pezzo, però c'è ancora. E questo altro perpendicolare, e ce n'è rimasto pochissimo. E poi intorno fece invece, ecco il mio aiutante, che si chiama Giovanni, lui è mio secondo figlio, fece intorno un borgo che non c'è più. E Questo è il casale, questo è il casale principale, questa è la chiesa, questa è la chiesa e siamo seduti qua. l'altro casale. Sì, noi siamo lì. E questa grande costruzione rossa che era tutta su due piani era all'inizio il granaio e poi le case dei contadini. Poi dietro al casale, più o meno lì, c'era un altro casale, sempre su due piani. E poi che c'è ancora, è l'unica che è cresciuta, è quella che era la dispensa, dove adesso c'è una buonissima trattoria, chi non la conosce la consiglio, però fa solo a pranzo nei giorni feriali, che si chiama Carano Garibaldi, quell'edificio lì. E lì era la dispensa del chinino e c'era la stazione sanitaria. Poi c'era il maniscalco, c'era il telegrafo, c'era la scuola. Menotti aveva organizzato questo borgo perché fosse autosufficiente, perché intorno non c'era niente, non c'era Briglia, non c'era Latina, niente di niente, c'era solo la malaria. Perché ha preso qui? Allora, intanto perché aveva anche la vita a Roma, perché appunto era deputato. Quindi lui cercava, aveva cercato anche in Sardegna e in Veneto, dove c'era la malaria, proprio per bonificare. Dà fastidio il vento sul microfono, no? Per bonificare. E, però poi è venuto a Roma, perché poi ha avuto, si divideva tra Carano e Roma. Poi ha preso qui perché qui è 7 metri sul livello del mare, non è come era a Terracina che era proprio una cioè una palude. E poi qui c'è l'acqua, c'è l'acquedotto di Carano, lo sapete, gli acquedotti laziali, in realtà prima si chiamava l'acquedotto di Carano perché parte da qui. Qui c'era l'acqua buona, mia mamma mi diceva che andavano un po' più avanti e c'era il fontanile di Neccia ed era un'acqua buonissima. E poi qui non ce l'abbiamo l'acqua, però questa è un'altra storia. E insomma, lui fece in piccolo, in privato, quello che poi fu fatto in grande con la bonifica fascista. Scavò i pozzi, scavò i fossi, appoderò, cioè divise la terra, costruì le varie fattorie, mise i fattori, piantò le vigne, piantò gli eucalipti, migliaia di eucalipti, gli olivi, cambiò l'aratro, introdusse un nuovo tipo di aratro, l'aratro aquila che scavava più a fondo. Ciao amore. Lungo la strada, via Carano, aveva costruito una serie di forni che dovevano servire per i transumanti. L'ultimo rimasto è quello che usiamo oggi, che fu fatto da Menotti. Madonna. Beh, amore, non è che ti saluto ogni volta che passi. Che abbiamo, la festa del pane è nata quando abbiamo inaugurato il forno dopo il restauro perché si stava sbriciolando. E poi ci è piaciuta e continuiamo. Quindi è così è nata la festa del pane. Questo lo fece senza avere le spalle coperte, che significa? Che non avevano soldi. Lo fece tutto indebitandosi con le banche. Ha avuto un sacco di problemi per questo. È stato coinvolto nello scandalo della Banca Romana. Ogni tanto gli pignoravano i mobili. Ha passato l'anima dei guai. Ha perso un figlio in questi combattimenti contro la malaria. Un bimbetto di 2 anni che si chiamava Giuseppe, e è morto qui di malaria. È stato il primo abitante della tomba. La tomba in realtà fu fatta per questo Peppinello. Poi alla fine è morto lui. Lui è morto a 63 anni, 1903, di malaria. E qualcuno dice ha perso la battaglia contro la sua ultima battaglia, l'ha persa. Io su questo non sono d'accordo perché quando Comunque, passo, scusi, è morto di prego. malaria, Sì, è quindi, morto. perché
si dice che da in seguito a una caduta. No, 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 lui è morto di malaria, era malato di malaria da diversi anni, l'ultima crisi l'ha colpito definitivamente. E la morte, la caduta del pozzo è stata un anno prima, non c'entra niente. Dicevo che non è vero che abbia perso la battaglia contro la malaria, perché quando io percorro via Carano e vedo tutte le case e vedo i campi e vedo anche qui giro, ci sono le serre. Qualcuno ha continuato la sua opera, era quello che voleva. E infatti, per esempio, le figlie, le tre figlie di Menotti sopravvissute, perché appunto una quarta figlia è morta di tisi, il quinto che era maschio è morto di malaria, il sesto maschio pure è andato fuori casa e non ha vissuto in famiglia. Quelle che hanno portato avanti la storia della famiglia, la memoria del padre, sono state queste tre figlie a cui ho dato nome alle querce. Noi siamo sotto la zia Anita, poi c'è la nonna Rosita, che è quella da cui veniamo noi, e poi la zia Gemma, che hanno continuato la sua battaglia. Quando è stato il tre quarti del territorio della tenuta è stato espropriato da Mussolini con la bonifica fascista, le zie sono state addirittura contente, perché era quello che avrebbe voluto il padre, che la terra andasse a chi ne aveva bisogno e che fosse vissuta e coltivata. Per cui io penso che alla fine lui la battaglia l'abbia vinta rimettendoci la vita.